Dita laime notiziarisi per meritete linguistiche per brech de croate temolisit. Cachi numer, in special si per vicepresidente della Repubblica Albanese, caro Sciano, ora Villa Badessa, ca provincia de Pescars, Maritiesa de Rivista Camastra, Natot, Rossella De Rosa e de Fernanda Pugliese. Caviglia e Sciambris de Costantinopoli, Mbachet Rur, Corsa e Chiervet. Vi gioite un giovane tilt, Trimarillet, a Sciocmi Cagni Servizio, de Rossella De Rosa. Se non doni, torno a Caspia, Rur, dopo restaurit, vai tu scacchiscia. Natot Pinuccia Campofredano, de Maria De Rosa. La image dei notiziari si per minoritetet croate. Megni rubric, gna fial ditan, tonor me giucon croato molisano, Canna operatorvet e operatrice de sportelvet Vuxor. Buongiorno, Laime, un notiziario sulle minoranze linguistiche albanofone e croate del Molise, quindi Erbrecht e croate. In questo numero uno speciale sulla visita del Presidente della Repubblica d'Albania a Villa Badessa, una frazione di Rosciano in provincia di Pescara, dove ha partecipato anche la rivista Camastra, lo speciale a cura di Fernanda Pugliese e Rossella De Rosa. A Portocannone, dalla vigilia della festa della Madonna di Costantinopoli, corrono i carri, quindi c'era Carrese, hanno vinto i giovanottielli, i Trimarile, lo vediamo in un servizio di Rossella De Rosa. Auguri, Sant'Antonio torna a casa, dopo il restauro ritorna in chiesa, in servizio di Pinuccia Campofredano e Maria De Rosa. Laime è anche notiziario delle minoranze croate, con una rubrica, una parola al giorno, in croato molisano, a cura degli operatori e operatrici degli sportelli linguistici. Pass vis istituzionale. Rom, ca Presidente de Repubblica Sergio Mattarella, ca dita Agnès Zete Jashtë Mujtë Majtë, ca puasi de Quirinalit, Presidente de Repubblica Albanis Bejram Bejami, vizitojti Abruzzi, një horë qitata Gjarketi, një horë Zavogla, një per të mëtetit Adriatico, Vila Badesa. Një oasi të Bizantina, që bën partë ka diocesi të Kalabjes, e ka hora të Roshano, provincia të Pëskars. Kjetë të rëqëvur ka sinku të Roshano, Simone Palozza, që pati hare, e tracciati una sintesi della storia di Erbrecht, che stanziona che ho or, che vedi in mestat kind. Il coro Zavogla, che bori giuchen, per romban, vedi in greco bizantino, e ben sciumi iniziative per valorizzare il turismo religioso e territoriale. Ha sciuto un formolti dei parlamentari Luciano D'Alfonso, c'è duiti che stvii, presidenti di Repubblica, che Abruzzi, per cui te li duret. Të die e të sodsh, tra një buze njetër të detit Adriatico. Atenzione parlamentare të vajti dhe ka vokacione të horve të vogle, për të bashkë, duhen bashkë, për të lehen fatet të mdenje. Arbresht e albanese të që janë sod, ka Abruzzi, me dhe ka Molisi, e rëqëvojtën e presidentin, Silvana Muccio Dogani, che è presidente di una associazione liceale, che fondò il Scout Albanese Vete Sods, e dà un saluto al presidente della Repubblica. Presidente visitò il museo etnografico, che consegnò cittadinanza onoraria, e ha dato il presidente della Proloques, un'iniziativa molto buona e molto apprezzata. E il presidente che ti patihare che ti chiede shumë kundend e ka diskursi që ngujti, ma shumë emocione, tha jetë fatet që dishi ka të kundinohen e bëhet, për të lëmban në li, për të janë lidhure, të kundinohen në lidhen, këto di Italia-Albania, ma dhe Abruzzi, Molisi e këto horë të vogle që janë ka buzit Adriatico. Presidenti che ti saluturo dhe ka delegaciona të albanesvit me Fatmir Behluli e të erbreshvit me Fernanda Pugliese të Kamastra. In visita ufficiale al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella a Roma presso il Palazzo del Quirinale il giorno 26 del mese di maggio, il Presidente della Repubblica d'Albania, Bajram Vejai, ha visitato l'Abruzzo, in modo particolare la città di Chieti e la piccola perla dell'Adriatico, Villa Badessa, un'oasi bizantina del comprensorio di Rosciano della provincia di Pescara. È stato accolto dal sindaco di Rosciano, Simone Palozzo, che lieto dell'accoglienza ha tracciato una sintesi della storia degli Albrecht che si sono stanziati a Rosciano verso la metà del 1700, un comune piccolo che, pur avendo perso la lingua, conserva il rito greco-bizantino, diventando alla fine un volano per il turismo religioso e territoriale, così come ha confermato il senatore e parlamentare della Repubblica Italiana Luciano D'Alfonso, che ha voluto fortemente questa visita, cercando per intensificare i legami di ieri e di oggi con l'altra sponda dell'Adriatico, in una prospettiva europea e di valorizzazione dei piccoli comuni. L'attenzione del parlamentare si è rivolta anche alla vocazione dei piccoli comuni, come dicevo prima, immaginando il profilo culturale di Manoppello, cittadina nei paraggi Villa Badessa, dai piccoli per costruire un futuro grande, un occhio di riguardo alle nuove immigrazioni e alla numerosa rete degli albanesi che, rappresentati da associazioni, vivono in Abruzzo ma anche in altre parti d'Italia. Silvana Muccio Dogani, presidente dell'associazione Ardiciali, che ha fondato tante scuole di lingua albanese per gli albanesi in Italia, ha salutato il presidente, lo stesso la presidente della Proloco, dove al museo, presso il museo etnografico, insieme al sindaco, hanno consegnato al presidente della Repubblica la cittadinanza onoraria. Dei segnali molto interessanti che hanno visto in considerazione gli obiettivi di rinsaldare questi legami. E così, nel discorso conclusivo, il Presidente della Repubblica, non senza emozione, ha ribadito questo concetto di rinsaldare i legami di ieri e di oggi tra Italia ed Albania. Alla delegazione di accoglienza ha partecipato anche l'associazione Aghimi con Fatmir Behluli e l'associazione Camastra per gli Albrecht con Fernanda Pugliese e Rossella De Rosa. Oggi per Villa Badessa, per la nostra comunità, è una giornata speciale, in occasione appunto della visita del Presidente della Repubblica d'Albania, Begam Berani. È una giornata, come dicevo, storica per noi, che attesta la vicinanza del presidente Bajram Begai nei confronti delle comunità italo-albanesi presenti in Italia e in particolare oggi nei confronti della regione Abruzzo e della comunità Albrecht di Villa Badessa. Come sappiamo, la nostra comunità è una comunità piccola, composta da poche centinaia di abitanti, ma molto unita, coesa, la più settentrionale d'Italia, costituito nel 1743. La nostra è una minoranza linguistica alla quale l'amministrazione è veramente un piacere promuoverla. Abbiamo una legge nazionale che la tutela e anche da poco una legge regionale, la numero 23 del 5 agosto 2020, che attesta l'importanza e la fondamentale importanza della preservazione di questa minoranza linguistica, una minoranza linguistica che purtroppo si è andata persa nel tempo l'uso corrente della lingua a causa anche della lontananza con le altre comunità ben più popolose che ospitano la regione Puglia, la Molise, gli amici della Campania, gli amici della Calabria e della Sicilia. Però per noi è fondamentale tramandare alle nuove generazioni l'importanza dal punto di vista storico, culturale e delle tradizioni della nostra comunità. Mi piacerebbe sottolineare e ringraziare l'onorevole D'Alfonso che è stato l'ideatore, l'iniziatore di questa lodevole iniziativa per noi, per la nostra comunità. Lo ringraziamo perché per noi questa è una giornata da suggellare, sarà una giornata storica che verrà ricordata da tutti i nostri cittadini, ma anche da tutte le comunità albanesi che saluto presenti nella regione Abruzzo, nel nostro territorio, che oggi sono accorse qui in occasione della visita del presidente Bajram Begai.
Grazie a tutti. Tengo a precisare il grande legame di amicizia che stringe la Repubblica d'Albania, quindi il popolo albanese con il popolo italiano e in questo caso con la comunità di Villa Badessa di Rosciano. Porca nun, curide nan chieret. Pallaime in servizio si per chiervet te purca nunit. Cioridenian ca ditam speit te feste sumriste Costantinopoli. E isto in manifestazione sum aiegura, e isto manifestazione cionguin carreset temulisit. A Portocannone corrono i carri, corrono alla vigilia della festa della Madonna di Costantinopoli, un evento molto seguito, un evento che chiude le carresi del Basso Molise. Per l'Aime un servizio completo. Ultimo appuntamento, quindi, come dicevamo, con le carresi, quella di lunedì di Pentecoste a Portocannone. Nella tradizionale gara dei carri trainati dai buoi si sono sfidati giovani, giovanotti e giovanuttiert. Come sempre si palpa, già nei giorni che precedono la festa, un clima di grande attesa, ancora più forte dopo lo stop 2020 e 2021 per la pandemia. Già la sera della domenica che precede la corsa si entra nel clima di festa, con fuochi pirotecnici da parte dei tre gruppi appartenenti ai tre carri, con momenti conviviali per tutto il paese. La mattina del lunedì comincia con la corsa dei carri per i più piccoli, molto significativa perché incita sicuramente le nuove generazioni a mantenere viva la tradizione. Quest'anno la piccola gara è stata vinta dai giovani. Secondi i giovanotti e terzi i giovanottilt. Attesa alle 12 poi l'estrazione per l'ordine di partenza dei tre carri. Giù con Tielve. L'ordine di partenza, prima i giù con Tielve, secondo i giovanotti e terzi giovani. Intanto nel paese cresce la folla e l'attesa. Dopo la benedizione dei carri alle 15:30 non resta che attendere la partenza. Poco prima delle 17:30 arriva il via. La corsa è iniziata. Durante il tragitto i giovanottiert mantengono la posizione di partenza, mentre i giovani partiti terzi riescono a superare i giovanotti. Urla ed entusiasmo accolgono i tre carri in paese. I giovanottiert arrivano primi, secondi giovani e terzi giovanotti. Tutto è andato bene. Non resta che festeggiare i vincitori, ma già si pensa all'edizione della Carrese 2024. Duenten, 25 maid, statua San Andoni te restauruot, kieitur si per patelevet, utur nuoca kisha, pas ubach mesha. Giovedì 25 maggio, la statua di Sant'Antonio restaurata è stata benedetta e portata sulle spalle dalla cappella dell'asilo fino in chiesa, a seguire la Santa Messa. Jenaricha Nadda.
riche dodana je babuška. Rada bih ma mala, sa šalahma s babuškami. Riče dodana je ditalina. Kada nahodeš ditalinu ka ima četar lista, jesi fortunan. Riča dodana je mak. Mak je crnjeli. Kana lajme, amo labi njuzë ishtë gjithsej, që kemi të prëmë të kajeva që të vje, rini mirë. Da lajme, kam astra amo labi njuzë tutto, që vediamo la prossima settimana. State bene.